Buongiorno a tutti, amiche e amici di Rossini TV. Anche oggi un appuntamento con Check Up Obiettivo Salute. Siamo nella sala d'attesa di Fisioradi e ci ha aspettato il nostro amico Gino che ci aiuta a introdurre la puntata di oggi. Ancora una serata sull'ortopedia. Un medico che si chiama Riccardo Lucchetti viene da Rimini, è specializzato nella chirurgia della mano e infatti vi facciamo vedere subito di cosa parleremo oggi. Parleremo di rizoartrosi, cioè di quella patologia che attacca questa parte della mano, della giuntura, verso il pollice e che molto spesso rende la vita davvero molto difficile. Prosegue il nostro viaggio nell'ortopedia. Siamo ancora una volta al cospetto di uno specialista, un medico chirurgo che si occupa proprio di questa branca della medicina. È il dottor Riccardo Lucchetti, Piacere. specialista nella mano, nella traumatologia e nella cura della mano. Volevamo iniziare, lei ci ha proposto un argomento molto interessante, però per introdurlo, tentiamo di capire meglio in senso più ampio che cos'è l'artrosi. L'artrosi in generale è una degenerazione del tessuto articolare che avviene in tutte le persone, più o meno, diciamo così, con espressioni differenti a seconda delle sedi, e ha un'incidenza anche la condizione genetica, quindi in qualcuno è molto più espresso, in altri meno espresso. A seconda di come degenerano le articolazioni, ci sono delle condizioni che vanno oltre la normale qualità della vita, quindi incidono sulla qualità della vita e quindi poi richiedono un trattamento. Ovvero sia, l'articolazione non degenera, si altera, non è più funzionale, quindi vuol dire che non dà più la qualità del movimento, compaiono dolori, compaiono gonfiori. E il dolore soprattutto è la motivazione che induce poi il paziente a consultare il medico e poi a trovare una soluzione al problema. Per quanto riguarda la mia professione, dell'arto superiore e poi della mano, se l'artrosi colpisce particolari sedi, ovviamente la mano e l'arto superiore non funzionano bene, quindi non puoi più esercitare quella funzione di presa, di riconoscimento, di spostamento dalla periferia verso la bocca, la fase o altre, o per il lavoro anche. E quindi compaiono questi dolori qui che mettono il paziente in crisi. Il paziente che può avere un'attività professionale o può avere una vita di relazione completamente bloccata o limitata. Certo, quindi è la cosa che ha detto all'inizio, cioè quindi bene o male ci riguarda più o meno tutti. Poi oggi volevamo parlare proprio di uno specifico caso di artrosi, che è la rizoartrosi, Sì. che è quella che riguarda il pollice, questa parte del pollice. Io all'inizio, lei giustamente mi aveva ripreso, mi ha detto non è dove dici te, ma in un altro punto. Ecco, capiamo esattamente dove e come si manifesta. Spero che si possa vedere bene. L'articolazione che noi interessa è questa, di cui stiamo parlando, l'artrosi della trapezio metacarpale. L'artrosi della trapezio metacarpale vuol dire fra il primo metacarpo e il trapezio, è un'artrosi che limita fortemente il movimento del pollice. La capacità del pollice di anteporsi per prendere gli oggetti è determinata da questa articolazione. Se questa articolazione non funziona bene, è danneggiata oppure va incontro all'artrosi, il pollice non viene ad anteporsi le altre dita e tutte le funzioni di presa vengono limitate e compare dolore. Poi si deforma anche l'articolazione. Questo ovviamente produce un disturbo che limita fortemente l'attività funzionale della mano. Pensate, se colpisce noi chirurghi, che dobbiamo spingere, stringere, abbiamo dolore, non possiamo fare la nostra professione, ma qualsiasi attività lavorativa manuale, nelle catene di montaggio, nell'attività quotidiana, in famiglia. Questo dolore alle volte è sopportabile, altre volte è saltuario, cioè nel senso che si presenta a seconda di quali funzioni facciamo. Altre volte compare di notte, nel senso che tu lavori durante la giornata e non hai molto fastidio, poi per gli sforzi che hai fatto paghi questo disturbo durante la sera o durante la notte, non ti permette di vivere bene di notte, quindi non di dormire, e il paziente si lamenta, viene da te perché ha male. Ora, il termine rizartrosi è un termine non corretto, perché sarebbe un'artrosi che colpisce questa articolazione con deformità anche delle altre successive. Perché
perché quando si deforma questa articolazione, anche le altre articolazioni vicine, distali, si atteggiano in una maniera differente in rapporto alle deformità di questa articolazione. Cioè, questa non funziona bene, devi compensare con le altre. E si manifesta una deformità rizoide, che vuol dire appunto una deformità tipica diversa a secondo del grado di danno che c'è su questa articolazione. L'iniziale forma di artrosi si chiama artrosi della trapezia metacarpica. Ciò che viene dopo, con la deformità, si chiama rizartrosi, che comprende tutto il complesso del pollice. Tutto il complesso. E noi ce ne accorgiamo in maniera evidente partendo dal dolore o proprio anche vedendo visivamente che c'è qualcosa che non va, che mi sta cambiando la conformazione, certo, della mano? No, fondamentalmente il paziente viene dallo specialista perché ha male. Però ci sono alcune persone che dicono: oh, mi si è deformato, c'è un aspetto che non mi piace. Quello non è una motivazione per dover essere trattato. E d'altronde il trattamento di questa patologia, se vogliamo, in fondo è chirurgico. Tutto il resto è contenitivo, nel senso trattamento fisioterapico, trattamento medico, tutori che permettono di bloccare e limitare la funzione del pollice, sono fondamentalmente dei tentativi di arresto della patologia, ma la patologia, bene o male, va avanti. A seconda poi di che lavoro fai, se tu fai, certo, un lavoro forte, intenso, lavorativo molto pesante, questa articolazione tende a peggiorare rapidamente. Il peggiorare rapidamente vuol dire avere dolori costanti. Però, c'è un però, questa articolazione qui non ha un andamento sempre uguale. Alle volte, nel tempo, parlo di anni, il tutto si blocca. Voglio dire che c'è meno motilità di questa articolazione diventa più rigida, muovendosi meno il dolore talvolta tende a diminuire. Vuole dire che questa articolazione va incontro ad un processo di aggravamento che si autoelimina, nel senso si autoesclude come funzione. Quindi si parla di subanchilosi o anchilosi, cioè la deformità diventa più brutta, però il compenso delle altre articolazioni permettono di muovere, questa deformità che diventa più brutta si muove meno, fa meno male, ma passano molti anni, e il paziente può accettare una condizione del genere. Parliamo ad esempio dei nostri anziani, i nostri vecchi, non pensavano neanche che ci fosse una possibilità chirurgica di questa articolazione. Se guardiamo le mani dei nostri vecchi, non operate, alcuni di questi hanno delle alterazioni dell'articolazione molto evidente, compensano con l'altra parte del pollice, riescono a far funzionare la mano e lì non hanno più male, però si ricordano di aver avuto un periodo di tanto dolore. Noi adesso, che ovviamente abbiamo il contatto con i medici, il contatto con gli specialisti, abbiamo un'attività lavorativa importante, vogliamo tornare a posto per poter fare questa attività, andiamo a contattarli e noi la soluzione che abbiamo è un trattamento conservativo o un trattamento chirurgico. Certo, una cosa interessantissima quella che ha detto, perché allora è come se in realtà ci fosse comunque la patologia ma si facesse sentire di meno e quindi tutto viene compensato in altro modo. E poi ha detto anche un'altra cosa che mi piaceva approfondire. Lei a un certo punto ha detto bisognerebbe ovviamente diminuire un pochino l'attività sulla parte, per così dire, lesa, cosa che è molto difficile perché uno dice se tu smetti o comunque rallenti l'attività forse guarisci meglio, ma purtroppo molto spesso non si può fare. Certo, il termine guarire non è proprio corretto, cioè stai meglio, non guarisci. Il problema fondamentale è che questa è un'articolazione che trova un compenso nel tempo. Ad esempio, se l'artrosi ti colpisce un ginocchio, difficilmente vai incontro ad un'anchilosi, non hai più dolore, ma tu cominci a zoppicare, non riesci a muovere, non muovi bene l'arto inferiore, non cammini bene. Praticamente è quasi impensabile per l'arto inferiore una condizione del genere. Un'articolazione piccola come questa, funzionale, importante, ha una soluzione spontanea, però ci mette un sacco di anni e non tutte sono uguali. Però questa soluzione finale non lo sappiamo noi quando arriverà. La richiesta che il paziente fa dice: come posso mettermi a posto? Come può lei, dottore, che è specialista, risolvermi questo problema? Non avere più male? Io la soluzione ce l'ho, ma è chirurgica alla fine. La chirurgia però porta via parecchio tempo. Non è una chirurgia semplice, è una chirurgia che trova diverse possibilità tecniche. Però al paziente bisogna fargli capire che se la chirurgia viene fatta in maniera razionale, se fa l'intervento importante, ti porta via dai 4-5 mesi per avere una mano, il pollice, che funziona bene come prima. E poi non è una soluzione ideale che va sempre bene. Diciamo così, nella stragrande maggioranza dei casi è così. In poche percentuali dei casi qualche disturbo residua. D'altronde è un'articolazione che è distrutta e non abbiamo una soluzione perfetta per metterla a posto, in nessun modo.
Perfetto, è stato chiarissimo, dottore, la ringraziamo davvero perché ci ha dato un quadro ampio della questione, quindi grazie al dottor Lucchetti, alla prossima puntata. Grazie a voi.